Ciao a tutti amici e amiche, raccoglitori e raccoglitrici. Sono Fabiola, sono la vostra erbana di fiducia e anche oggi sono in Toscana, la mia terra di origine, per farvi conoscere una pianta commestibile spontanea di tutto rispetto, buonissima, da consumare cruda nelle nostre misticanze, la rucchetta selvatica. Eccola qua accanto a me, ovviamente si mangia cruda, è buonissima, si consumano le foglie, ma quello che molti non sanno è che anche il fiore è buonissimo da mangiare. Squisito, anche il fiore si può unire alle nostre misticanze, conferirà al loro colore, sapore e una bella ondata di freschezza con questo bellissimo fiore giallo che porta allegria. Andiamo a conoscerla nel dettaglio. Siamo di fronte a un bellissimo rigoglioso cespuglio di rucchetta selvatica. È molto difficile confondere la rucchetta selvatica con altre piante. Come vedete, i fiori sono capolini giallo intenso e sono sostenuti da uno stelo molto robusto. La foglia è quella tipica della rucola. Eccola qua, ha un verde intenso, scuro, ma non acceso. Le foglie sono quelle classiche a cui siamo abituati nei supermercati quando compriamo la rucola. E l'odore della foglia è inconfondibile, sia la foglia che il fiore sanno, odorano di rucola, è impossibile sbagliarsi. La rucola va consumata cruda nelle nostre misticanze, è ricca di sali minerali e di calcio, quindi è un ingrediente fondamentale per il nostro benessere quotidiano da inserire nella nostra alimentazione. Come vi dicevo, è difficile confondere la rucola selvatica con altre piante, ma se avete qualche dubbio basterà che raccolte 2-3 foglie, annusiate e sentirete il classico inconfondibile odore di rucola e non potrete sbagliarvi. La rucola ci saluta qui, anch'io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e mi raccomando, ricordate di seguirmi su tutti i miei social guardando il link in descrizione. Ciao! Grazie per essere stati con me, per oggi vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e se volete seguirmi e partecipare alle mie passeggiate di raccolta o se volete delle lezioni sul riconoscere le erbe di campo mangerecce spontanee, seguitemi sul canale dei Volti della Terra e vi lascerò nella descrizione tutti i link a cui potete trovarmi. Ciao a tutti e ancora grazie per aver condiviso con me l'amore per la natura.